Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la Rai. Un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno. Abbassa la tua radio, per favore. Comunque no, io sono nato con una voce squillante, con uno spettro vocale larghissimo, facevo l'imitazione degli annunciatori del giornale radio, cantavo, facevo delle cose incredibili con la voce. Poi nel 68 in Messico feci una diretta lunghissima sotto l'acqua. La mattina dopo mi svegliai con questa voce ed ero terrorizzato, perché insomma, per uno che fa radiocronista non avere la voce è un limite. Amici sportivi e nonne, buonasera a tutti dal Bandiera Gialla in diretta qui da Rimini, il vostro Sandro Ciotti che vi parla. Anche chi non l'avesse mai visto in volto, non avesse mai visto una fotografia, era sufficiente ascoltare la sua voce, anche quando ordinava un caffè, per riconoscere evidentemente in quella voce quella che ci accompagnava ogni domenica.